Benvenuti in questo nuovo video. Questo è il canale Cuccioli e Co. E oggi siamo qui con Tomodachi Life. Iniziamo. Ok, vediamo. I soldi. Allora, 255 euro e 40 centesimi. Vediamo la notizia che ce la presenta Stitch. Ok. Ieri era arrivata una notizia. Siccome che noi possiamo vedere vecchie notizie, ieri era uscita questa, che però era già uscita anche giorni fa. Dell'impronta gigante, la spiaggia Budino. Che razza di nomi. L'impronta è come un cane. Mettono corpi veri con la testa di Mii. Vabbè. Ah, dice pure il giorno. Ah, e poi un'altra notizia. Che ieri mi sa sì, era il 30, cioè Roberto ha fatto 37 anni. Vabbè, andiamo avanti. Nell'hotel. Anche tempo fa fece gli anni un Mi, però non mi ricordo chi, non mi va di farvelo vedere, sinceramente, se no perdiamo tempo. Auguri. Però non fanno vedere che vanno tutti i Mi, solamente 3-4, giusto così. Beh, quello non ha capito una mazza. Vabbè. E comunque niente, adesso vediamo se i Mi hanno problemi. Anzi, veramente prima volevo creare un altro Mi. Avevo intenzione di creare Gian e Suneo di Doraemon. Alcune volte Gian aveva gli occhi a pallina, poi occhi normali. Non lo so, forse metterò quelli normali. Vabbè, io metterò gli occhi così. Non so se mettergli una bocca che fa capire che è arrabbiato oppure una bocca che è felice, non so. Vabbè, una bocca che fa capire che è felice, non serio. Ok, penso che è bello, cioè abbastanza, cioè l'ho fatto abbastanza uguale. Allora, è abbastanza, scusate, è abbastanza alto. È abbastanza robusto.
Però non so se il viso, cioè, sta bene. Forse era tipo così, più paffutello. Sì. Vabbè, penso che sta bene, dai. Adesso inseriamo il nome, eccetera. Siccome che in teoria il nome vero di Gian è Takeshi Goda, per chi non lo sapesse, cioè Takeshi è il nome, Goda è il cognome, infatti, lo metto adesso il cognome, se no già me ne scordo. Goda. Così. E vabbè, il nome mettiamo Gian, perché l'abbiamo sempre chiamato così e sempre l'hanno chiamato così. Allora, ma il giorno non lo so. Vabbè, io metterò a caso. Io metterò 2009 l'anno, perché in fondo sono dei bambini, ragazzini. Anzi, no, di più. 2007. Sì, dai. No, aspetta, Gian è più grande, quindi, beh, 2006, 12 anni più o meno. Vabbè, autore, adesso devo personalizzargli la voce. Ok, questa è la voce. E adesso il carattere. Beh, lui è abbastanza rapido a fare le cose. Molto, direi. Poi, modo di parlare non è abbastanza gentile, diretto, quindi mettiamo a massimo. Espressione del viso intensa, perché io non lo vedo calmo. Poi, modo di pensare. Beh, non so se è una persona allegra o seria. Boh. Vabbè, facciamo serio. Poi in generale è originale. Salviamo. Allora, orgoglioso, formale, competitivo, impaziente, risoluto, orientato agli obiettivi. Intraprendente, leader, inflessibile. Quando prende una decisione si impegna al massimo, ma se l'esito non è quello previsto, a volte si tormenta. Beh, io il carattere non lo vedo così, veramente. Non ho inserito il suo colore preferito. Non so se è rosso. No, ma di solito Gian aveva le maglie arancioni, quindi mi sa che il suo colore preferito deve essere arancione. Ok, forse volevo cambiare il carattere. Aspetta, qual è? Non c'è un carattere che è un po' più scontroso. Vabbè, non fa niente, salviamolo così. E adesso risolviamo qualche problema. Barbara. Vediamo. Ma questa deve essere Desiree. E poi perché si mettono gli occhiali e i baffi? Là che non capisco, boh. E chi lo capisce sto gioco? È un po'... è tutto strano. Vabbè, divertente. Vabbè, forse... vediamo cosa vuole Peco. Vuole un cappello nuovo. Che cappello possiamo dargli? Beh, siccome che lui è un principe, gli diamo quello da principe o da re, non lo so. Gli ho dato quella rossa. La corona sfarzosa.
Tra poco fai il livello 3. Facciamo cantare qualche mi, va. No, facciamo una cosa un po' diversa, visto che in un scorso video vi ho detto che avrei fatto cantare un mi. Che possiamo far cantare? Ah, Suki, dai. Allora, l'altra volta abbiamo come canzone i mi hanno cantato, cioè alcuni mi ho fatto cantare la canzone il musical, mi sa. Sì, poi techno. E adesso facciamo un'opera. Noi volendo possiamo anche scriverla noi la canzone. Però non mi va sinceramente. E niente. Adesso un'altra canzone. Aspetta, chi è che c'ha tutte le canzoni scritte? Ho chiamato Ilaria. Comunque gli ho dato questo appartamento, questo stile di abbigliamento. Sì, perché siccome che l'ho scritta con la lettera iniziale piccola. Ok, lei ha tutte le canzoni. Adesso facciamogli cantare la canzone rap. Adesso c'è questo completo. Forse in un prossimo episodio creeremo altri mi di alcuni personaggi dei cartoni animati. Compratemi il disco. Beh, poi vedremo, dai. Sta bene. Oh, c'è una telefonata. Devo calmare il bambino. Che carino però. Allora, adesso voglio far cantare Doraemon la canzone Pop. Fa così, da oggi smetto, basta così, vabbè. No, le musiche, cioè le canzoni, alcuni sono divertenti.
Comunque volevo dirvi che cioè, giorni fa alcuni miei volevano diventare adulti. Allora, niente, gli ho dato la pozione adulto. Vabbè, qui ci sono cose nuove, non ve lo farò vedere. Ah, qui c'è l'evento, parole a catena in corso. Vabbè. Comunque non faccio in tempo, cioè sono trascorsi già parecchi minuti. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e che vi ha fatto divertire, soprattutto. E niente, noi ci rivedremo per un altro episodio su Tomodachi Life. Ciao!